Ciao a tutti, allora in questo video proverò a riparare questo Roomba. Siccome sono riuscito a aggiustare quello di mia cugina, ho deciso di acquistarne uno rotto e vedere se riesco a sistemarlo, però mi sa che questo è veramente distrutto. Allora, qua c'è il Roomba, c'è la sua base di ricarica. Allora, io ho già dato un'occhiata e ho notato che intanto il cassetto qua è rotto, questo qua è rotto e mancano i due pezzi, il motorino qua c'è rotto e la ruota è rotta perché salta giù, quindi penso che di pezzi qua ci sia da divertirsi. Praticamente funziona, però va a scatti. Questo non funziona. Adesso vediamo di capirci meglio se ho preso una bidonata o se in qualche maniera riesco a sistemarlo. Allora, primo problema è questo. Vabbè, qua è tutto sporco. Pallina pulita, questo ingranaggio è tutto mangiato, quindi questo KO che qui è mangiato nella parte bassa. Questa più che una riparazione sarà un restauro. Qua c'è un bel po' di sporcizia e credo anche che la spazzola non giri perché qua è tutto, guardate che roba, mamma cara. Questo è tutto da pulire sperando che il motore sia a posto. Ok, a questo punto smonto giù anche le ruote e anche qui c'è tutta questa tipo lana. Qua bisogna smontarle, dargli una pulita, soffiarle bene. Stessa cosa anche di qua. Qua c'è anche la lana sul sensore, qua dove legge la posizione. Quindi mi conviene smontare tutto e dargli una pulita intanto. Qua vabbè, io credevo che avesse solo questo problema qua, ho detto magari hanno i mobili bassi, invece aveva più di qualche problema. Dunque il pacco ingranaggi qua è distrutto anche questo e gli ingranaggi sono tutti sgranati qua, quindi questo sarebbe da comprare. Qua dovrebbe esserci il quadro per farlo girare, ma è tutto tondo. Poi ho smontato tutto il robot, demolito. Adesso niente, provo a rimetterlo in strada a mo' di colla e scotch, giusto da vedere se vale la pena di cambiare i pezzi oppure no. Allora, qua all'interno gli ho messo due ranelle in modo tale che prenda su quel millimetro che è rimasto qua di quadrato, perché il resto è tutto tondo e così lavorano gli ingranaggi. Ok, adesso qua lavorano tutti e due insieme, mentre prima questo girava a vuoto. Soluzione un po' così. Queste due alette gliele rincollo e poi ho visto che qua c'è un po' di spazio, provo a mettergli della bicomponente, anche perché tutto questo pezzo qua costa 50 euro. Sembra un po' eccessivo quanto ho pagato il robot. Ok, adesso lascio che si incolli e poi provo a riempire con la bicomponente all'interno, un po' all'esterno, a vedere se riesco a dargli un po' di rigidità. Allora, intanto gli ho riparato con la bicomponente i due pezzi qua, ho reinserito le spazzole. Bene, ho rimontato il gruppo spazzole, i due perni non si sono rotti. Adesso provo senza smontare le ruote a rimuovere tutti questi cappelli che ci sono all'interno. Dunque, non riuscendo a liberare la ruota, ho aperto il pacco ingranaggi. Adesso provo a sfilarla perché non gira libera, cioè se riesco a farla andare è un miracolo. Allora, siccome era impossibile sfilare tutta questa roba, più ce n'è altra che ho là sul banco, facendo leva, cioè questo è così, sono andato sotto con le due leva, con un po' di attenzione sono riuscito a aprirlo e
Bravo a girare, questo è quello che c'era dentro nella ruota. La reinserisco, qua c'è un pezzo di 1000 righe dove va ad alloggiarsi il primo ingranaggio. Usando una bussola del diametro dell'ingranaggio lo respingo dentro e la ruota è liberata. Rimonto tutti gli ingranaggi. Ecco, riassemblata la ruota, adesso faccio la stessa cosa sull'altra. Ecco, le ruote le ho pulite, adesso pulisco questi sensori. Bene, allora ho pulito tutti i sensori di caduta e adesso la prova del 9, rimontiamo. Rimontato, adesso incollo questo. Qua non si poteva incollare, quindi gli ho tagliato un pezzo di tassello e l'ho infilato nella vite, e almeno adesso è fisso. Prova del 9, tra l'altro ho anche dimenticato un pezzo montandolo, mi tocca rismontare e rifarlo. A parte caricare, mi pare che cracchia un po' tutto. Ok, messo in carica, vediamo se almeno il caricabatterie funziona, perché il resto mi pare alquanto distrutto. Attenzione, si è caricato. Prova del 9. Fa rumore di un trattore, però sembra che giri. Non mi resta che rimontarlo e fare una prova sul campo. Cazzo! Ho deciso che prima di rimontarlo, lo spesto un attimo. Sporco ce n'è a sufficienza. E quindi partenza via. Il motore dell'aspiratore fa un rumoraccio. Adesso la spazzola sotto non gliel'ho messa, cioè ho messo le spazzole sotto, ma quella laterale non l'ho neanche rimontata perché tanto non aveva l'ingranaggio rotto. E il motore dell'aspiratore, dunque girare via. Forse basta cambiare il cassetto dietro e il resto si è recuperato. Un mio amico mi ha stampato questo pezzo che ha i denti rotti con la stampante 3D e questo è il pezzo nuovo. Devo allargare il foro e vediamo se salviamo la spazzolina. Ecco l'ingranaggio nuovo montato. Eccoci qua, dunque ho comprato il cassetto con la ventola nuova, mi è arrivato e adesso funzionante. Montare la spazzola con l'ingranaggio fatto con la stampante 3D. Aveva anche un altro problema, cioè schiacciando DOC non tornava alla base. Bisogna pulire il connettore qua per la ricarica senza base con delle luci da contatti e torna a funzionare. Roomba riparato, tornato in vita. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Se avete domande, scrivetele nei commenti e ciao al prossimo video.